È con noi Willy Mumuni, il miglior realizzatore per il Cefalù, anche stasera chiamato a una prova di forza, perché nonostante qualche canestro sbagliato da sotto hai fatto quello che coach Fiasconaro ti aveva chiesto per tutti i 40 minuti, ci hai creduto nelle penetrazioni per cercare di riempire di falli e quindi allentare la forza di Jovetic e di Warwick, e siete riusciti a portare a casa questa vittoria stupenda. Sì, io ho giocato contro Jovic l'anno scorso, ma lui, secondo me, lui è la prima due o tre giocatori di pivot in questo campionato. Warwick è uno dei giocatori di inglese, ho giocato contro lui in Inghilterra, anche in Abruzzo. Prima questa partita io sapevo la questa squadra è molto mazzara, molto forte, e quindi questa settimana in allenamento la squadra lavora di allenamento concentrati di pick and roll con Jovic, anche playmaker di Mazzara, e secondo me in difesa noi abbiamo fatto bene, però la cuore di squadra, di questa squadra è il numero uno per me. Il cuore della squadra, come hai detto tu, soprattutto siete cresciuti tantissimi in difesa. Ecco qua uno degli che scherza con te, Lombardo, artefice della bomba finale che ha messo, diciamo, la parola fine alla partita. Ma diciamo pure Lombardo, Terrasi, sono cresciuti tantissimo rispetto all'anno scorso. Tu l'anno scorso non l'hai visti, ma dicono tutti che è merito tuo. Tu cosa dici? Allora, scusi. Perché giocano più liberi, diciamo, sì. Perché tutti stanno attenti a te, hanno più spazi, e poi giocare con te è molto più facile per loro. Yeah, no, sì, con la mia squadra, con Angelo, con Lombardo, Cefalù gioca la playmaker, la mia ruolo con questa squadra, io devo fatto tutti, e quindi con questi due giocatori, Lombardo e Cefalù, tutti sempre passare la palla in la mia posizione, io preferisci, anche con Terrasi, lui è molto talento, ancora lui, per me, secondo me, lui ancora giocare meglio, ancora. Margini, e questo di miglioramento, diciamo. Sì, ancora. Infatti, questa è la per noi, questa è la quinto la consecutivi di vinto la partita per noi. Sono molto contento, però la lavorare non è finito, perché questa settimana c'è un riposo, non gioco questa settimana, e quindi la prossima gioco contro Green Basket, penso Green Basket, e questa squadra è forte, però noi saremo pronti per loro. Come sempre, la sesto uomo in campo, la pubblico stasera ero fantastico. È sempre positivo, è sempre qua più di 1200 persone stasera, e per me questo è fantastico. Il pubblico vi ha dato certamente una mano, ti rinnoviamo i complimenti per la gara di stasera. 24 punti, sei sempre più solido, al primo posto in classifica dei realizzatori. Miri anche a questa classifica? Sì. Sono contento, per questa sera ho sbagliato molto tiro libri, molto tirare, però qualche volta in pallacanestro questa fare è difficile, però io sono molto contento per l'avvento di noi. Nell'altra squadra c'è un giocatore di greco, lui è molto, molto forte, però per me la prima cosa per me è sempre vinci. Di nuovo complimenti e buon riposo per la prossima settimana. Grazie mille, grazie. Ciao. Ciao. Nonostante i cerotti, poco fa abbiamo parlato col bravo medico Cirrito, e nonostante Peppi non sia nelle condizioni migliori, sta facendo delle partite stratosferiche. Io l'ho battezzato il team Duncan dei poveri, il team Duncan di Cefalù. Peppe, quest'anno tutti dicono che giochi meglio, anche perché c'è un Mumuni che ti crea degli spazi e ti passa meglio la palla, e poi c'è la crescita anche di Lombardo, di Cefalù, che sanno servirti meglio. È vero o sei cresciuto tu? Allora, io sono convinto che non si smette mai di crescere. Devo dire che questa sera la vittoria è stata di tutta la squadra, perché nei momenti chiave ha segnato Willy, ha segnato Angelo, ha segnato Fabrizio, Totò Maniscalco ha fatto una penetrazione bellissima, io ho dato il mio contributo,
è stato qualcosa di eccezionale. Non venivamo da una settimana perfetta di allenamenti, Nino col mal di schiena, io col nervo sciatico infiammato, Willy dolorante alla caviglia, però alla fine ce l'abbiamo fatta col cuore e grazie a tutta l'emozione che ci avete trasmesso voi. Cosa provi con 1000-1200 spettatori cefaludesi a giocare in questo campo che poi ha visto vecchi grandi giocatori, ha visto sfiorare la Serie A? Beh, è un'emozione particolare. Io avendo giocato anche fuori, devo dire la verità, tornare a Cefalù per giocare è un'altra cosa, un altro mondo. Tutti i giocatori, anche avversari che vengono qua a giocare, si trovano davanti a uno spettacolo eccezionale. Ti dà una carica emotiva particolare. Jovic è attaccato della Fiorentina. È stato il più forte lungo che hai marcato fino ad ora? Sì, senza dubbio. Secondo me di un'altra categoria. Noi l'abbiamo contenuto bene oggi, però ha delle doti tecniche e fisiche notevoli. Va bene, augurandoti pure a te una settimana di riposo, dimmi. Devo ringraziare Gregorio Battaglia che mi ha rimesso in piedi, è eccezionale, e ci tengo a dirlo perché veramente mi ha dato tanto in questa settimana, e poi tutta la squadra che è stata dietro di me. Bravissimo, allora ancora più bravo Peppe, sapendo dei suoi acciacchi, oggi 23 punti, sei terzo nella classifica realizzatori, anche tu, abbiamo due diamanti, Mumoni e Terrasi, nella classifica fra i primi 5 addirittura, quindi riposati bene, ti aspetto il Green Basket fra 15 giorni. Va bene, ciao a tutti, grazie.